Che eh, è stato sollevato più volte eh, della crisi, eh, di che cosa potrà far esplodere la crisi monetaria, è stato sempre quello detto, e l'abbiamo detto anche l'anno scorso, quello dei derivati eh, finanziari. Ormai se ne parla, quando ne avevo iniziato a parlare nel 2005, era un po' un fatto eh, abbastanza eh, poco conosciuto. Rimane eh, una, una questione molto discussa ma rimane sempre, è eh, stata molto anche dibattuta, ma rimane anche sempre un problema abbastanza rilevante, perché l'ammontare la, la dei derivati finanziari è pari al 9-10%, 10 volte il PIL mondiale. È chiaro che questo è un valore nominale, eh, però c'è da fare un punto quindi non è eh, da dire che so, questa è tutta moneta, ma dobbiamo fare un punto, che il eh, valore eh, di questi, si, si calcola che circa il 10% è il net nominal value, quindi a rischio di questo ammontare c'è solamente il, il 2-3% del valore dei, dei derivati finanziari. E Allora siete detto questo, parlare della bomba dei derivati è fare del catastrofismo, perché in realtà eh, a rischio c'è solamente il 2-3%, però se noi calcoliamo questo 2-3% in realtà è un rischio già di per sé stesso che pare al 20-30% del PIL mondiale e questo è già un qualcosa di molto, eh, molto rilevante. Quindi quelli che vogliono minimizzare il problema del, eh, dei derivati finanziari eh, devono considerare questo fatto, ma soprattutto devono considerare un fatto, che in una situazione di eh, crisi sistemica non è a rischio il 2-3%, è a rischio tutto l'ammontare, perché a quel punto c'è il rischio di controparte. Cioè, se la banca uh, tal dei tali, mi ha uh, garantito uh, uh, sul rischio di cambio per, uh, per 100 milioni di dollari, e, e se io non so se questa banca uh, è in che modo è esposta. Il mio rischio non è più solamente il 2-3% del, della scommessa finanziaria sul tasso di cambio che ho fatto o sulle azioni. Il mio, il mio rischio è un rischio globale, il rischio totale eh, perché non so esattamente dall'altra parte che cosa eh, ha in, in pancia la banca. Quindi c'è un rischio proprio di collo sistemico eh, eh, totale del, di tutto eh, questo. Mondo della, della, della finanza. E questo è il rischio sistemico è un qualcosa che non viene uh, attualmente molto uh, studiato. Quindi, tra i possibili detonatori eh, di una crisi totale, eh, c'è quella la crisi dei derivati. Um, allora, il punto da comprendere sostanzialmente è, eh, in questa situazione è che il, nel nostro sistema eh, attuale, nel sistema monetario, di fatto la moneta non ha un controvalore, non ha un corrispettivo eh, un contenuto metallico. La moneta nel nostro sistema è debito, debito sovrano, debito considerato sicuro, che poi abbiamo visto quanto sicuro non è. E quindi eh, eh, la moneta eh, eh, ha veramente la moneta attuale, la moneta eh, emessa dalle banche centrale, ha un fortissimo rischio di controparte proprio perché non ha un, alcun non è legata a nessun contenuto e eh, l'insostabilità eh, del sistema è dato anche dal fatto che il, chi emette la moneta sono, eh, sono gli stati alla fine. e eh, e noi abbiamo visto eh, che il bilancio degli Stati, è una, eh, il debito del pubblico e il bilancio degli Stati è insostenibile, quindi se è insostenibile il debito degli Stati, anche questo ha una, un riflesso sulla moneta. E poi perché eh, di recente abbiamo visto che eh, le banche centrali hanno monetizzato, hanno avuto un'espansione eh, degli attivi enorme e eh, io mi ricordo eh, una persona con cui ero in contatto, diceva un... Eh, Metodo per vedere eh, una banca che sta per fallire è quando eh, si eh, vede una eh, banca il cui attivi improvvisamente esplodono, cioè eh, crescono in maniera eh, enorme. E quello che abbiamo visto in questi ultimi anni è stata una crescita enorme degli attivi della uh, Federal Reserve e poi anche uh, della Banca Centrale Europea, tutta questa questione delle uh, del, uh, obbligazioni europee e così via. Quindi abbiamo un ulteriore elemento di insostenibilità del sistema monetario che è dato dall'esplosione degli attivi uh, delle, degli istituti di emissione. E questo uh, uh, non è solamente quel, il, questo punto perché, uh, di sensibilità del sistema perché dobbiamo dimenticare che esiste anche la, la moneta bancaria. Le, le banche nel momento in cui fanno dei prestiti emettono in un certo senso moneta, se non andiamo a vedere i bilanci delle banche uh, in, non solo in Europa negli Stati Uniti ma anche in Cina tanto per non fare nomi, e dappertutto, sono uh, bilanci in cui uh, abbiamo una uh, quota molto rilevante, più elevata del capitale, uh, che uh, è dato da, si dice poi, sono, è magnifico il discorso uh, finanziario, si parla di, te, di uh, crediti incagliati. <ride> Oppure si parla di sofferenze, oppure e, e, in realtà mh, questo, sono tutta una serie di eh, eufemismi per non arrivare a dire che c'è una insolvenza eh, praticamente sostanziale del sistema bancario, quindi del sistema bancario delle banche commerciali sostanzialmente. E dunque eh, abbiamo questi tre elementi di, eh, che sono, ripeto, il, il bilancio degli stati insostenibile, uh, gli attivi di bilancio degli istituti di emissione insostenibili, eh, pieni di titoli di spazzatura e eh, la moneta bancaria, gli istituti bancari che sono sul, in uno stato di fatto di insolvenza. Quindi eh, quella, eh, se quella attuale viene detta la crisi del debito in realtà questa è la crisi della moneta e eh, noi non ce ne accorgiamo eh, per eh, una ragione, eh, in alcune ragioni specifiche rispetto alle crisi precedenti, perché nel tutto il, il nostro sistema dei prezzi è falsato, è distorto, eh, c'è una sorta di eh, perversione economica. Che, eh, diversa ovviamente dalla perversione eh, morale, ma la, eh, il fatto che tutti i prezzi sono assolutamente eh, ehm, ir, mh, determinati in una maniera eh, non congrua. Tanto per dirvene una: eh, il, mh, sui mercati eh, dell'energia, del petrolio, si scambiano ogni, anno, ogni giorno 700 volte il valore eh, del, eh, della produzione mondiale di petrolio. Questo è un, un unico esempio. Ehm, e quindi tutto eh, questo sistema mh, eh, dei prezzi, tutto quello che noi vediamo, compriamo, mangiamo tutti i, gio tutti i giorni, è tutto eh, in realtà, eh, viviamo nella irrealtà, viviamo una realtà della irrealtà, non so come esprimermi. <ride> e... E questo, peraltro, è, eh, è dato anche da un fatto, fatto istituzionale. Eh, io, eh, stato, adesso non se ne parla più tanto, ma c'è la Plunge Protection Team negli Stati Uniti. Ed è una, eh, adesso il nome esatto in questo momento non è importante, ma è una. Eh, un, un organo del governo degli Stati Uniti eh, che interviene eh, nei mercati finanziari e materie prime e così via per eh, far sì che i prezzi del petrolio, del, dei metalli, eccetera, eccetera, siano determinate, non, ehm, eh, non vi siano delle, delle cadute. Questo è il, il concetto del il Plant Protection Team, è un termine giornalistico. Ehm, per evitare il crollo di borsa piuttosto che il crollo delle materie prime. Ma questo intervento sistematico dello Stato, in questo caso dello Stato americano, sui eh, mercati introduce di base una distorsione eh, molto forte e eh, praticamente ritorna col. Appunto, che il fatto che eh, noi non abbiamo più un, uh, uh, un prezzo che è determinato dall'equilibrio tra domanda e offerta, abbiamo praticamente una, uh, un qualcosa che è uh, molto simile a uh, la, la, come venivano determinati i prezzi nell'Unione Sovietica. E quindi torniamo di nuovo al messaggio di Fatima, cioè la Russia che. Uh, uh, Spande, eh, espande i, i, i suoi errori in tutto il mondo. Quindi abbiamo un sistema di pianificazione centralizzata tramite i mercati. Quindi non dobbiamo pensare alla, uh, uh, diciamo così, a un'Unione Sovietica come l'abbiamo vista, uh, a, una, a un mondialismo, a una dittatura mondiale come l'abbiamo vista. Una dittatura tramite il mercatismo, tramite la manipolazione dell'economia e la finanziazione del prezzo perché questo è quello che si sta verificando, questi prezzi sono irreali. Oltretutto eh, noi abbiamo una situazione in cui molto particolare, eh, perché noi abbiamo una situazione che noi vediamo di depressione economica con eh, eh, forte eh, disoccupazione che eh, è congiunta a un potenziale di inflazione e di iperinflazione enorme. Eh, questo è dato dall'esempio dall che avevo portato prima eh, sul, sull'oro eh, e eh, tutto questo mi porta a, a dire due cose. Uno che eh, chiaramente l'inflazione e l'iperinflazione è la forma preferibile per le banche e per eh, l'elite eh, per cancellare il proprio debito perché in questa maniera eh, tutta, eh, eh, i titoli strutturali, le obbligazioni finiscono per perdere valore. Eh, ma quello che voglio dire è che eh, tutto questo a me sembra eh, un qualcosa che può eh, eh, precipitare con una eh, eh, velocità Enorme, cioè nel momento in cui eh, si verifica un evento eh, esterno, questo precipiterà in una maniera velocissima. E, e questo mi fa riportare a una riflessione eh, di tipo storico, eh, cioè che questo, eh, questa noi fase in cui noi viviamo è una fase tipica eh, delle, eh, mh, eh, dei momenti di fine di un'era e eh, il, questi momenti sono sostanzialmente l'erosione della moneta e l'insolvenza eh, sovrana e questo poi porta a sostanzialmente guerre di sterminio, guerre civili eh, e tutte queste sono qualcosa che tipicamente precedono il crollo rem, eh, repentino degli imperi. L'abbiamo visto con il crollo, eh, crollo dell'impero romano d'Occidente che praticamente precipitò in pochi decenni. Eh, l'abbiamo visto con uh, il crollo improvviso della dinastia Ming in Cina, l'abbiamo visto con il crollo della monarchia francese dei Borboni in Francia, eh, in pochi decenni perché era al massimo del splendore fino a poco prima, l'abbiamo visto con uh, la caduta dei quattro imperi, l'impero asburgico, l'impero... Uh, l'impero germanico, eh, quello ottomano e eh, quello zarista con la prima guerra mondiale. Guardate che la, eh, la lettura che è stata data dell'economia zarista eh, sul punto del crollo prima della prima guerra mondiale eh, dati alla mano è completamente sbagliata. Uh, l'economia zarista era una fase di grande espansione e per di più era una, uh, una, una espansione sostenuta da una classe uh, intellettuale molto, molto rilevante eh, del, delle università uh, zariste molto, molto avanzate e da una disponibilità di materie prime enormi. E quindi eh, eh, l, la, la visione eh, della, della eh, la caduta dell'impero zarista eh, mh, per questioni economiche eh, è completamente senza senso, senza dati insomma. Eppure abbiamo visto che questo impero zarista in poco tempo crolla. E anche un altro esempio molto più vicino a noi è quello dell'America. La scomparsa dei imperi coloniali eh, francesi e inglesi in, pochi, in pochissimo tempo, negli anni 60. Quindi, eh, quello che voglio dire è che i imperi tipicamente hanno eh, questo, questo momento molto veloce di crollo, è dato da questi segni che si possono verificare già oggi, toccare eh, con mano nell'economia di oggi. Allora, qual è quella un po' uh, la mia analisi da, dai dati che io uh, ho cercato di valutare? È che noi siamo, uh, mh, stiamo andando velocemente verso un, un collasso finanziario e globale del sistema monetario, uh, andiamo verso una fase di iperinflazione perché proprio questa... Uh, mancanza di eh, eh, meccanismo regolatore tra, reale tra ehm, domande e offerte è quello che ci porterà all'iperinflazione, c'è una eh, quantità di moneta enorme rispetto ai, prodotti, eh, ai beni prodotti del mondo, questo secondo me porterà a una questione di eh, carenza di derrate alimentari. Ci saranno dei problemi con l'energia, con, le, con le materie prime e guardate che io non sono per niente un maltusiano, cioè la Terra può sostenere molto più dei 7 miliardi eh, di persone eh, che ci sono. La visione per cui è opportuna guerra mondiale che distrugga l'umanità, due, due, riporti la mortalità a un miliardo, due miliardi di persone, è... non mi appartiene assolutamente. È un qualche cosa che in realtà è una ideologia delle elite dominanti che eh, in un certo senso vedono la guerra mondiale, questa una, una terza guerra mondiale, come un, un fatto eh, naturale eh, per preservare eh, diciamo, la, la terra, Gaia, la, è un concetto immanentista, cioè quello che conta è, eh, il, sono le montagne, i prati e così via, e non dobbiamo disturbare la dea terra. Eh, se noi andiamo, questo significa non avere, eh, in primo luogo, fiducia nel Dio creatore, ma anche nemmeno avere fiducia eh, nella intelligenza che Dio ha dato all'uomo di poter eh, trovare eh, continuamente eh, risposte alle esigenze. Però, il, purtroppo, questa è l'ideologia dominante. Quindi, ehm, il, il problema eh, de, delle materie prime è in realtà qualcosa che eh, verrà fuori, ci sarà un problema sui costi delle materie prime molto importanti, ma è dovuto sostanzialmente a una immissione eh, di moneta che è stata per tanto tempo camuffata. Ovviamente questo comporterà disoccupazioni enormi, situazioni, tensioni sociali eh, eh, enormi e ovviamente arriveremo al, co al collasso finale del sistema pensionistico, de dell'assistenza medica in tutto il mondo e così via. Allora uno potrebbe dire ma questo è capitato per caso? Bene, io vi dico che secondo me non è così. È stato un esito auspicato e voluto. C'è un documento delle Nazioni Unite del 1994, sarebbe bello leggerlo tutto, a pagina 84 dice ci vorrà un po' di tempo e probabilmente una qualche crisi finanziaria internazionale. Prima che una vera e propria banca centrale mondiale possa essere cre eh, creata, l'obiettivo di tutta questa situazione è arrivare a un unico mondo, a un'unica banca eh, mondiale, a un unico governo mondiale, a un potere di fatto monocratico. Io vorrei andare avanti. Allora, ehm, e, eh, Vorrei dire che, come credente, penso che questa, eh, ovviamente, sia una premessa per, eh, per l'avvento dell'anticristo. Ovviamente qui parlo come cristiano più che come economista, ma questa preparazione di questo mondo, di questa dittatura, di questa tirannia mondiale, mi sembra un qualche cosa che sia prodomo di qualche cosa. E vi voglio fare un esempio eh, con, eh, qui, eh, tratto da questo documento eh, del eh, 1994, sarebbe bellissimo leggerlo tutto il documento, eh, vedremo due cose, uno è, riguarda, qui vedete la firma James Tobin che è premio Nobel eh, del 1981 ed è quello della Tobin Tax. Uh, Tobin Tax che viene è stata presentata in vari modi, di recente è stata, uh, è stata uh, presentata come la tassa mondiale sulle transazioni finanziarie perché la finanza è brutta, cattiva, bla 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 bla. All'epoca, uh, in realtà, ci sono state tante versioni delle, tante motivazioni per dire vogliamo la Tobin Tax a livello mondiale. In questo, nel 1994 Ta eh, Tobin diceva che bisogna fare una, una tassa sulle, eh, inter, eh, sulle transazioni valutarie, perché eh, i movimenti valutari sono quelli che disturbano l'economia e disturbano l'instabilità. Poi, eh, in questo, sempre in questo articolo, diviene ehm, eh, chiaro due cose. Uno, che il problema è che eh, la, la caratteristica che interessava ai, ai proponenti di questa Tobin Tax allora era quella che fosse una tassa mondiale. E questo per eh, stabilire il principio che esiste un potere sovranazionale mondiale. E uh, l'altra cosa che non ho riportato, ma si può vedere in questo articolo, è che lo dice chiaramente: questa uh, tassa Tobin Tax uh, è una tassa che serve ad alimentare uh, la Banca Centrale Mondiale. Eh, quindi, questo è il concetto: vogliamo un governo mondiale, una Banca Centrale Mondiale. E dobbiamo fare una, una tassa mondiale, e, eh, i nostri giornali sono pieni della Tobin Tax e così via. Molto più chiaro, sempre in questo uh, documento dell'ONU, non uh, um, andrebbe letto tutto e anche questo porterebbe via ore perché è estremamente interessante, uh, uh, è il, il concetto del governo mondiale. E qui è eh, eh, interessante anche notare due cose, qui si parla di ecco, global governance e, e qui ci spiega tanti eh, eufemismi che noi eh, leggiamo oggi sulla eh, stampa attuale. Global non si dice uh, world, si dice globale. Che può significare tutto e qualsiasi cosa. E poi non si dice government, govern, govern, governance, gestione, così è una cosa più sfumata. Per fortuna, uh, uh, Tim Bergen, un premio Nobel uh, per l'economia completamente dimenticato, <ride> in cui apporto e a mio modo di vedere è tutto da discutere. Eh, lo spiega chiaramente, papale papale. Il mondo, what is needed is a world government. Chiaro, chiaro. Governance, global governance, significa governo mondiale. Qualche duno ha detto che non esiste un, eh, una teoria cospirativa, quelli che dicono eh, che si stiamo andando verso il, eh, il governo mondiale, la banca centrale mondiale. Guardate che questo è un documento ufficiale, non è una teoria te cospirativa, signori. Questo è un documento ufficiale delle Nazioni Unite. Potete andarlo a vedere. Chiunque, non me lo sono inventato io ma eh, la cosa interessante è che poi specifica tutto che ad esempio la FAO eh, deve diventare il, il Ministero dell'Agricoltura che l'Unido deve diventare il Ministero Mondiale dell'Industria, che l'Ilo il, deve diventare il, il Ministero Mondiale degli Affari Sociali e poi parla di un Tribunale Internazionale eh, eh, e poi parla ancora eh, della eh, legge degli oceani quindi anche qui la questione italiana eh, del, dei due Marò presi a 200 miglia, oltre 200 via di distanza dall'India però eccetera eccetera quindi la, l, tutto quanto ecco finalmente arriviamo al Ministero del Tesoro Mondiale c'è scritto signori, c'è scritto non è una cospirazione, è una cospirazione alla luce del sole signori questo è, 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 il, è il progetto un ministero del tesoro mondiale e una banca eh, centrale mondiale ovviamente perché ovviamente poi ci vuole il governo perché bisogna controllare eh, la banca centrale non possiamo lasciare queste eh, persone senza controllo dobbiamo noi controllarle noi che siamo saggi noi che siamo immaginate poi come si, fanno, si faranno dove, a che punto dove andrà la, la democrazia voglio vedere le, le, delle elezioni su 7 miliardi di persone <ride> vorrei proprio vederla Comunque. Però questo è. è, 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 è quando uno quando si dice ma voi siete uh, dei visionari, no, no, questi sono documenti ufficiali, sono dei no, premi Nobel. Uh, attenzione, James Tobin. Uh, non è una persona qualsiasi, è stato il capo dei della scuola keynesiana negli Stati Uniti, premio Nobel, è stato um, eh, l'attuale primo ministro italiano Mario Monti, che io ho avuto uh, come professore in Bocconi, è stato suo allievo, è stato uno dei grandi allievi di, di uh, James Tobin. Uh, uh, James Tobin uh, uh, Attenzione, cioè era il, lo zio di Larry Summers se ci sono degli americani qui eh, che mi stanno a ascoltare sanno chi è Larry Summers è eh, uno dei capi eh, del uh, gruppo di consiglieri di Bill Clinton che uh, praticamente uh, uh, aprì le porte al liberalizzazione da parte delle banche per cui le banche possono, non, non c'è più una di, di, differenziazione tra eh, credito commerciale e credito a lungo termine, per cui eh, questa liberalizzazione finanziaria che poi è quella che ha portato a questa espansione enorme eh, della, della finanza. Quindi James Tobin è qualche tuono, insomma, cioè non è, non è nessunamente è una persona. Eh, eh, um, così senza uh, allora noi vediamo che cosa che in tutto questo questa, l, l, uh, questo progetto del 1994 e il 1994 è una data significativa significativa perché era 50 anni dagli accordi di Bretton Woods dove ebbe grande importanza chi? John Maynard Keynes e qui tutte le manovre keynesiane quindi l'espansione a misura data dalle politiche keynesiane. E attenzione, abbiamo ancora un'altra cosa nel 1994. Nel 1994 abbiamo la moneta cinese che viene svalutata del 45% del PPP. E questo è un acronimo inglese eh, rispetto alla mh, parità di potere d'acquisto, Purchase uh, Parity Power. E questo nel 1994, con il pieno accordo, il pieno accordo e eh, de, de, come vedremo anche all'interno eh, del, eh, delle Nazioni Unite. Perché già in questo 1994, a 50 anni da Bretton Woods, eh, sostanzialmente si era detto questo: per 50 anni a voi americani vi abbiamo dato la possibilità di avere, eh, eh, avere dell'oro. Oro, carta, una riserva, un dollaro, una valuta che è equivalente all'oro, per 50 anni adesso basta. Adesso dobbiamo andare verso il governo mondiale. E come si fa? E si fa ehm, eh, con, eh, con tutte queste serie di misure perché non dimentichiamo il fatto che proprio il, quello che avevamo visto prima, la uh, supersvalutazione uh, uh, rispetto alla parità di potere d'acquisto della moneta cinese è quella che uh, provoca una distorsione enorme nelle produzioni, per cui uh, chiaramente abbiamo una, um, uh, uno spostamento delle, uh, delle produzioni verso quella che è stata chiamata uh, la fabbrica del mondo, the factory of the world, la Cina. Un qualche cosa fatto con questa uh, svalutazione, che, che, con un sussidio che è insostenibile, qualsiasi impresa con una, a, fro a fronte di una, uh, in, uh, di una sovvenzione di questo genere non può competere. Vi voglio dare un esempio particolare di un mio amico che a un certo punto aveva una fabbrica di eh, abbigliamento, di, di, di costumi da bagno eccetera eccetera. E alla fine eh, aveva, si era ingegnato con tante, mh, in tante maniere per cercare di, di resistere, era rimasto tra parti di faenza per tanto tempo, per, e alla fine a un certo punto mi ha detto, guarda, eh, eh, mio carissimo amico, compagno di università, ha detto, guarda, io ho dovuto chiudere, è stata per me una tragedia, ho dovuto dom, mandare a casa 30 persone, ma alla fine quando mi sono ritrovato con il costo eh, di eh, questi manufatti inferiore, al costo del contenuto del, del valore del cotone, ha detto scusate, basta, non ce la faccio più. Quindi è, un, è qualcosa che è stato voluto, è stato voluto perché, attenzione, sempre nel 1994 si decide il, il, il WTO, cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio, quindi l'abbattimento di tutte eh, le tariffe doganali, super svalutazione, del, del Yuan, ehm, abbattimento delle tariffe eh, doganali, eliminazione e eh, come se questo non bastasse vediamo anche che in quegli anni, eh, io ho preso solamente alcuni esempi, la Goldman Sachs, e oggi abbiamo dei... Eh, dei dati di fatto, non, eh, non ci sono solamente i settimanali tedeschi che lo dicono, ma c'è un, uno studio che specifica chiaramente eh, ed è di Gustavo Piga, un professore eh, peraltro eh, schierato su posizioni progressiste, eh, in cui eh, spiega esattamente nome e cognome come è stato fatto. Questo è il titolo. E questo è stato fatto eh, da, in una pubblicazione dell'ISMA, quindi che è l'associazione eh, di quelli che emettono obbligazioni quelli che eh, eh, praticamente gestiscono il rating del, tre, del debito pubblico, perché eh, le varie tre agenzie possono, eh, tipo parlo di eh, Standard Poor's, Moody's e Fitch, possono decretare eh, l'andamento del debito pubblico di un determinato paese più o meno, perché eh, questa ISMA dice quali sono eh, le agenzie di rating che devono valutare il debito. Quindi perso, questa persona uh, ha accesso a dei documenti particolari e può uh, uh, spiegare come, uh, viene fa come effettivamente viene fatto, viene fa come furono truccati i, i, i conti pubblici Italia e Grecia. Uh, e questo, uh, tra l'altro questa pubblicazione è anche del Council of Foreign Relations che è la controparte una delle, uh, di cui fa parte anche uh, Mario Monti e vari altri, che è uno di uh, questi centri di, 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 uh, come dire, di potere, di contatto, non so come spiegarli, uh, che vengono più volte menzionati. Quindi è un qualche cosa e dove, bene o male, Piga dice, ma guardate, insomma, uh, è giusto in un certo senso uh, truccare un po' i dati. Il motivo per cui noi sappiamo che furono truccati i dati è perché dice: Ma insomma, non, non, stiamo, non stiamo a fare troppo eh, i sottili e andare a cercare il pelo nell'uovo. Questo è l'intenzione eh, di questo eh, economista progressista. E per questo noi sappiamo che effettivamente fu fatti. Ricordatevi ancora che il 1994 è l'anno in cui un presidente del Consiglio italiano, eh, eletto bene o male, piaccia o non piaccia, sto parlando di Berlusconi. Eh, viene eh, avvisato eh, di un reato eh, a mezzo stampa, nel momento in cui a Napoli sta eh, partecipando a un convegno internazionale per la lotta alla criminalità internazionale. E eh, proprio il Presidente del Consiglio italiano viene, eh, viene proprio accusato, un grande scandalo, eh, gli italiani lo conoscono questa situazione. Eh, viene accusato e quindi c'era il problema sostanzialmente di rimuovere una persona che aveva fatto in un certo senso, che faceva resistenza al mondialismo. Non dobbiamo più pensare in termini di destra o sinistra, bisogna pensare in termini di ehm, chi è a favore di questo progetto mondialista e chi è contrario. Eh, Berlusconi per una qualche ragione aveva una visione tra virgolette arretrata rispetto al mondialismo, andava fatto fuori. Per cui eh, eh, ci fu un uh, ribaltone, cioè nel senso che uh, la volontà degli italiani uh, uh, fu uh, praticamente disattesa, fu messo un governo, di nuovo un governo tecnico Lamberto Dini, questo governo tecnico fu quello che aggiustò no? i conti pubblici italiani per farli entrare nell'euro. Quindi questo 1994 è un anno un po' particolare, importante. Eh, non pensiamo però che questo sia solamente nel passato, un po' stato lontano, perché eh, e qui siamo eh, nel 2010, eh, il Fondo Monetario Internazionale eh, dice eh, senza, perché praticamente senza una significativa crisi non sarà possibile far accettare la moneta unica mondiale. La frase esatta è questa, in mancanza di una significativa instabilità monetaria, guardate questi eufemismi eh, simpatici eh, dei documenti ufficiali, di instabilità monetaria o di una ingiunzione per l'utilizzo di bancor. Che cos'è bancor? Bancor è il nome dato da John Maynard Keynes alla, alla moneta mondiale, Bancor. In mancanza di tutto questo, un'ingiunzione per l'utilizzo di Bancor per effettuare un'importante categoria di pagamenti, ad esempio il pagamento delle tasse, e qui torniamo alla Tobin tax, eh, una tassa mondiale, Superare le barriere ad una ampia accettazione di bancor sarà una sfida chiave e forse proibitiva. E qui siamo nel 2010, due anni dopo la Lehman Brothers, la crisi che noi dicevamo tutti profonda e pesante, l'IMF diceva: a non è abbastanza pesante per poterci portare alla, alla, al sol dell'avvenire, alla Banca Centrale Mondiale. Uh, mh, questo è il, diciamo così, il titolo del documento, vedete la data, è il 13 aprile 2010. Questo che riporto qui. Questi sono alcune... Uh, uh, alcune delle frasi, ma sarebbe bello leggere tutto il documento, anche qui porterebbe tantissimo io tanto tempo, la cosa importante è uh, andare a vedere tra di tutto questo e uh, il fatto che, uh, che qui uh, sarà it would be essential to construct governance arrangements that ensure accountability of the banker issuing e qui siamo tutta questa fraseologia. No? È importante, sarà essenziale costruire degli accordi di governance, per non dire governo. <ride> Bello, sono simpatici. <ride> per, per, eh, per assicurare il fatto della accountability, cioè il fatto della, uh, di rispondere alla eh, di poterne essere eh, eh, responsabilità dell'istituzione che deve emettere il banco, la moneta eh, mondiale. Quindi parlare, dire, come è stato fatto purtroppo anche di recente, anche qui del fatto che non esiste, che, che chi dice che il, il progetto del uh, il governo mondiale o della Banca Mondiale è una uh, teoria cospirativa, beh insomma mi deve smentire questo, che sono documenti ufficiali. Questo è anche quello precedente. Questa è una uh, fotografia uh, che riproduce una copertina dell'Economist ed è del gennaio 1988, e diceva che in 30 anni dobbiamo prepararci ad avere una, una valuta, una moneta internazionale, mondiale. E il 2018 sono, lo vedremo, esattamente quasi un po' più di 100 anni dopo il messaggio di Fatima. Eh, il eh, gennaio 1988 è subito successivo al a 1987, ottobre 1987 e eh, in quel 1987 c'erano già state varie cose. State, eh, intanto accordi, entrano in vigore gli accordi eh, del il Plaza, e eh, questi voluti anche da, uh, da David Rockefeller del Bilderberg. E eh, con cui termina la guerra valutaria con eh, lo Yen ed il Giappone, e il Giappone entra in una fase di recessione trentennale, una fase di recessione eh, che, come abbiamo visto dai dati eh, sociali, eh, è mh, praticamente senza soluzione e eh, sempre nel 1987 abbiamo il fallimento della perestroica, fallimento voluto, non voluto, non sappiamo, il fallimento è ristrutturazione e poi eh, nel 1988 mh, Gorbachev lancia la perestroica e poi dopo la, la glasnost, la trasparenza. e dirà poi dopo, io sapevo già, noi sapevamo già che la eh, glasnost avrebbe la trasparenza, avrebbe eh, Distrutto l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica non poteva resistere, un sistema stalinista non poteva uh, esistere con, uh, con, uh, con la trasparenza, quindi è stato un fatto un atto voluto. Uh, Gorbaciov era partecipe di un determinato progetto perché bisognava far cadere l'Unione Sovietica, poi eh, f, bisognerà far cadere la, uh, gli Stati Uniti per arrivare a questo uh, ideale mondiale del mondo unico. e uh, Un'altra cosa che è importante notare è uh, che uh, il crollo di Wall Street del 19 ottobre 1987 non è mai stato, è stato il maggior crollo di borsa in una sola giornata. E eh, questo è sempre stato senza spiegazioni economiche. E un altro punto importante è che nel 1887 diviene governatore della, uh, della Federal Reserve Alan Greenspan, sotto cui avremo questa espansione enorme della moneta. Allora, eh, noi eh, sostanzialmente vediamo che c'è una forte crisi, tutto questo questa situazione ha portato a una forte crisi eh, sociale, una, cosa, una crisi eh, tutta questa situazione una crisi politica che noi vediamo tutti i giorni, ma è eh, una, anche una crisi delle identità eh, individuali, questo livello sociale eh, come osservazione e, i ragazzi non eh, non riescono a a uh, vedersi se stessi come in, in, inquadrarsi in qualche maniera e hanno bisogno di un modello di riferimento che è dato, dalle, eh, eh, dato dallo spettacolo e così via, ma non hanno più un, un, momento, un momento di identità perché eh, non hanno più questa identità dalla famiglia. E, eh, eh, e quindi c'è una crisi di identità familiare, eh, c'è una crisi nei rapporti tra le generazioni ed è una, una crisi in generale di appartenenza comunitaria. In tutta questa situazione di, eh, di eh, caos finanziario voluto abbiamo una crisi eh, che è ben forte. Se, eh, bisogna portare dei dati eh, più eh, sociologici, forse più precisi. Ma credo che questa sia un'osservazione eh, un abbastanza rapida da verificare, e, e soprattutto andiamo verso la perdita delle identità culturali, etnici, etniche e al concetto di che cosa è patria, cos'è popolo. Non questo perché bisogna andare verso un amalgama comune, bisogna andare verso una, uh, un, una, un governo planetario, questo è il progetto. E ovviamente questo comporta una serie di, mh, di problematiche, di gang giovanili, di droga, di tante altre cose, eh, proprio perché c'è una mancanza di una uh, identità e di una coesione sociale e etnica uh, molto diffusa. Ora è ovvio che eh, ci sono degli effetti sociali, gli effetti sociali è il fatto che le attuali elite si rifiutano di pagare e non pagheranno i propri errori, non pagheranno con i vari sistemi, con la guerra, con l'iperinflazione, eh, però ci sono anche altri effetti, cioè un, un effetto della crisi economica e della depressione è la scomparsa delle piccole e medie imprese indipendenti quindi il, eh, anche il nord Italia era il paese delle, eh, delle piccole fabbrichette, ma anche gli Stati Uniti, forse qualcuno eh, tra gli anglosassoni ricorderà ancora eh, quella, eh, quella rete di piccole imprese eh, familiari che esistevano, che non esistono più, in realtà l'attività eh, eh, economica si, eh, eh, viene tutta aggregata, ci sono grandissime aggregazioni mondiali e bisogna essere associati a questo, associati a quest'altro eh, e, e tutto questo significa eh, proprio una scomparsa di, di, una, eh, di, eh, di una dimensione intermedia. Eh, L'altro problema è che l'iperinflazione che io vedo, che si verificherà, eh, azzererà i risparmi. Azzererà i debiti però anche e le responsabilità delle banche centrali e dei, dei redditi. E tutto questo che voglio dire è che in questa situazione di omologazione eh, arriveremo a una riduzione eh, della stratificazione sociale. Tutta l'attività eh, economica si eh, concentrerà in eh, dei mega combinat. I combinat dell'Unione Sovietica sono... Le combinate dell'Unione Sovietica e delle grandi imprese ci sono società quotate in borsa, non come l'Unione Sovietica, non dobbiamo pensare a una ripetizione eh, automatica di quello che è stata l'esperienza sovietica, e eh, tutta l'attività economica si eh, concentrerà nelle mani di grandi piccole eh, di, di poche, in, in poche grandi imprese. È chiaro che questo è. La fine del sistema democratico e, e il fine del sistema della, demo, della modernità faccio una premessa: io personalmente sono legato affettivamente alla democrazia e alla, eh, in un certo senso alla modernità. Io sono nato nella democrazia, sono nato nella modernità, però sono anche un cattolico e eh, non faccio della democrazia un valore assoluto. Eh, per cui eh, Certo mi dispiace la fine della democrazia, ma io so anche eh, che il, eh, la civiltà cristiana il cristianesimo è, è, stata, è, anche, è stata anche forte anche quando non c'era il sistema democratico, quando non c'erano i sistemi nazionali. Però lasciatemi dire che comunque mh, mh, tutto sommato un affetto per la democrazia e eh, per l'identità nazionale personalmente ce l'ho anche se il mio affetto va in primo luogo alla, alla cristianità, non solo al cristianesimo, ma alla cristianità, alla società cristiana, che è una cosa differente dal cristianesimo. E un'altra cosa che dobbiamo verificare, che il punto fondamentale è questo, che il, eh, il dollaro cesserà il suo valore di valuta di riserva. In uh, un certo momento, dopo il 2008, si era pensato che l'euro potesse arrivare a sostituire il dollaro. Noi invece oggi vediamo cose di queste settimane, di questi mesi, come la, uh, la Cina ha iniziato a fare degli accordi di in interscambio in, uh, um, in cambio di yuan, uh, uh, prima con uh, vari stati: Hong Kong, Argentina, Bielorussia, Uzbekistan, Tagikistan e così via, adesso anche. Con, con l'Australia e vorrebbe farlo anche questi accordi di, di eh, interscambio eh, in yuan eh, con la Federal Reserve degli Stati Uniti e con la Banca Centrale Europea. Attenzione, che questa situazione, questa evoluzione eh, a cui punta la Banca Centrale Europea. Eh, cinese è un qualcosa che, eh, che è estremamente significativa, perché eh, praticamente significa ehm, eliminare il ruolo del dollaro come va, eh, manuta, valuta di riserva. E questo significa che rende impossibile quello che è stato eh, fino ad oggi un equilibrio, cioè eh, il mantenimento di alti deficit commerciali e alti deficit eh, del bilancio dello Stato negli Stati Uniti, che era un po' in un certo senso il signoraggio, cioè in un certo senso la tassa che tutto il mondo aveva pagato per avere la pax americana di cui più o meno si è detto abbiamo goduto. E eh, allora eh, il fatto che la Cina voglia introdurre la, eh, lo yuan come moneta di eh, riserva, come moneta di scambio, in realtà è una minaccia strategica, è una minaccia strategica molto importante, e questa è una minaccia strategica per tutto il sistema economico a guida americana, quindi anche per l'Europa, e questo comporterà delle forti tensioni politiche, le tensioni politiche porteranno a... Eh, Uh, aumento dell'instabilità economica, a un conflitto, e penso questo, una minaccia strategica significa un conflitto o uh, una serie di conflitti, e a un'accelerazione del collasso del sistema finanziario, e quindi passiamo, a uno, penso, a uno schianto molto rapido con l'evento conflittuale. Allora, il grande evento qual è? Il grande evento è il collasso monetario totale, e quindi sarà una perdita di fiducia nel dollaro, nell'euro e uh, in, uh, nella perdita di fiducia nella moneta come metodo di, uh, di valutazione dell'interscambio. E da questo uh, collasso, da questo grande conflitto nasce finalmente, finalmente tra virgolette ovviamente da parte mia, uh, la moneta unica mondiale, il governo mondiale che era tanto stato auspicato, e eh, perché saranno viste come l'unica soluzione inevitabile. Le aree di massima tensione quali saranno? Quelle del Golfo Persico, eh, quelle eh, del Mar Nero e tutta la fascia del continente eh, centroasiatico dal trentesimo al sessantesimo parallelo. Eh, poi eh, ci sono, questo comporterà tutta una serie di situazioni nel, di collasso anche della, della coesione all'interno dell'Unione eh, Europea, all'interno del, del Nord America, alla caduta di buona parte delle monarchie arabe, alla caduta anche stessa della, eh, del dominio della, eh, del, patere, del Partito Comunista eh, in Cina, quindi la situazione di anarchia. Quindi eh, eh, tutto questo con, eh, si va a coalizzare, coagulare eh, con la depressione, con l'iperfazione, il grande evento che è il collasso monetario e poi la guerra universale, una guerra mondiale. Quindi eh, il governo mondiale, abbiamo detto, nasce dalla crisi economica alla crisi monetaria, che è l'evento proprio scatenante alla guerra. A questo punto uh, uh, io uh, sinceramente mh, devo dire una cosa, non ci sono secondo me delle soluzioni umane, chi vi dice che ci sono delle soluzioni non, secondo me sbaglia. Uh, L'economia è una serie di equazioni e uh, in, in certi casi il risultato esatto di un'equazione è che non c'è uh, soluzione. Questo è determinismo e questo è... è eh, beh, io sono cattolico quindi eh, sono per la dottrina della Chiesa, per il libero arbitrio. Quindi è Sant'Agostino che ci parla del libero arbitrio, però questo è solamente nel, nel cattolicesimo. E qui dovremmo parlare molto di come quella invece è la predeterminazione in Calvino, eh, in Lutero del servo arbitrio, nell'ebraismo dell eh, talmudico della Yeshida, del Kadar, nel nella, eh, il Tao, il Karma queste eh, situazioni, ma io da un punto di vista eh, umano eh, direi che eh, l'uomo lo vediamo è schiavo eh, del peccato originale e in questo senso, siccome è schiavo del peccato originale o del peccato eh, personale, non è libero e poiché non è libero eh, non ha la libertà dei figli di Dio e quindi non si può Uh, 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 può essere uh, il suo comportamento può essere determinato da modelli deterministici quindi uh, il, la affidabilità predittiva di quei modelli econometrici di cui uh, avevamo detto in precedenza è determinata proprio dal fatto della diffusione del peccato personale e mm, e e uh, uh, e, uh, del e del peccato originale. Allora, uh, i fronti contrapposti sono, quelli del laicismo, sono eh, da un'altra parte eh, il mondo coranico allegato, alleato in un primo momento, attualmente almeno come si vede, con la Russia e le potenze reggenti. Questo è eh, il, il, il quadro delle, eh, delle guerre. La guerra sarà presentata come uno scontro di civiltà, uno scontro religioso, in realtà è determinata a un progetto, il progetto del banco di una, un governo mondiale della Banca Mondiale. Questo signori è eh, il, un progetto eh, in atto da tanto tempo e, eh, e io penso che conto di questo noi non possiamo che affidarci che alla Madonna e fare un affidamento totale perché io sinceramente non vedo altra soluzione umana.